Una pistoiese che ha un unico obiettivo in questo momento, non perdere più punti per la strada e dare continuità al risultato positivo di domenica scorsa, in modo da risalire in classifica e trovare la tranquillità mancata fino ad ora. Ultimi giorni di preparazione agli ordini di mister Riolfo prima della trasferta di domenica a Lecco. Sono rientrati in gruppo anche Chinellato e Romagnoli, che nei primi giorni della settimana hanno svolto lavoro differenziato. Abbiamo cercato di viverlo al meglio e comunque si sa che quando c'è un cambio di allenatore ogni giocatore vuole dimostrare di conquistare la maglia da titolare, e questo fortunatamente ci ha portato alla vittoria contro la Lucchese e anche all'aiuto del nuovo mister. Appena arrivato ci ha fatto intendere subito il suo metodo di giocare, il suo metodo di attaccare alla partita. Quindi abbiamo cercato di adattarci subito, anche perché abbiamo avuto una settimana sola, anche se è stata una settimana intera, era comunque un nuovo modo di giocare, quindi fortunatamente l'abbiamo fatto nel modo giusto. Noi stiamo cercando di applicare cosa ci dice l'allenatore in campo e in vista appunto della partita contro il Lecco. Stiamo lavorando per cercare di contrastare il Lecco. Adesso è importante portare a casa un buon risultato. Deve avere la stessa mentalità che ha avuto contro la Lucchese, ovvero la voglia di prevalere l'avversario, la forza di volontà e non mollare mai, così possiamo portare a casa un buon risultato. L'avversaria è una delle migliori del girone, con ottimi giocatori di grande esperienza come l'attaccante Iacolano e il centrocampista Marotta. 21 punti in classifica al fronte di 12 degli arancioni. I lombardi vengono da una sconfitta in casa della Prosesto.